Bactus o Pareo a seconda di come lo vorre vorrete eh, utilizzare: Battus, Pareo o scialle perché veramente verrà eh, molto, molto grande. Poi tutte le misure ve le darò in descrizione. Io vi faccio vedere il mio già iniziato, che ovviamente non ho ancora finito perché sto usando questo bellissimo eh, filato acquistato da Merceria Italia Artisan, il Soufflé. Che è questo? E vi dico già che eh, è un 85% cotone e 15% poliestere, 280 grammi per 900 metri. E io, guardate, già ne ho una porzione grandissima e ho ancora tutto questo. Gomitolone da utilizzare, quindi ho uh, iniziato a. Uh, ho deciso di farvi il tutorial anche se il mio non è ancora finito proprio perché. Uh, la Pucci ha finito il suo e vi avevo promesso che vi avrei fatto uscire comunque qualcosa da portare in spiaggia e quindi un Pareo era assolutamente d'obbligo. Pareo e poi la sera potete, eh, potrete tranquillamente indossarlo come scialle eh, o come bactus, come meglio credete, quindi per le sere freschine. Il mio è così, quindi avrà delle eh, una colorazione che andrà molto Degradando mentre eh, la pucci. Utilizzato una cake da 300 da 600 metri, scusate, una cake cotton fine, anch'essa acquistata da Merceria Italia. Artisan, io ora vi farò siccome eh, i giri sono quattro, sempre gli stessi da ripetere. Eh, vi faccio vedere su campione la lavorazione del, eh, del nostro pareo e ve lo faccio vedere con questo filato che è un avanzo di filato fiocco. Che ho utilizzato per fare la maglia clessidra che uscirà prossimamente e lo lavorerò con un uncinetto del numero 3, eh, ma è soltanto come spiegazione. Io col mio soufflé ho usato un uncinetto numero 3, infatti vedete come bella la lavorazione. Viene molto, scusate che tolgo, tolgo questo, viene molto uh, fitta. Ma leggerissima, poi calcolate che non l'ho ancora bloccato, quindi poi il punto si aprirà in questo modo. Ecco, io ovviamente lo sto ancora lavorando, quindi non avendo fatto ancora il bloccaggio, non si è aperto. Ma sicuramente, dalle foto di presentazione del lavoro della Pucci vedrete meglio la lavorazione. Quindi, io per farvi il campione userò questo rimasuglio di fiocco ed un uncinetto numero 3. Partiamo subito con uh, quindi la lavorazione del nostro pareo. Allora, partiamo con il nostro campione, faremo il nostro anellino magico in questo modo e dopodiché fermiamo con una catenella. Io per fare in modo che l'anellino magico scorra meglio faccio uscire la codina perché vedete così scorre meglio l'anellino. Allora partiamo facendo 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta, 1, 2, 3, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4 catenelle di separazione, carichiamo e sempre nello stesso anello andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle di separazione 1 2 3 di nuovo carichiamo rientriamo nell'anello e andiamo a fare una seconda maglia alta 4 catenelle di separazione 1 2 3 e 4 e sempre nello stesso anello la nostra ultima maglia alta in questo modo. Ora possiamo stringere il nostro anello magico e come potete vedere questo è il risultato se non ho troppi fili attorno che danno fastidio, che avremo ottenuto con questa uh, con questo primo giro. Vi dico che le prime catenelle di separazione dell'inizio e le ultime della fine saranno sempre 4 mentre tutti gli altri archetti della lavorazione saranno sempre catenelle quindi archetti da 3 catenelle quindi solo la prima e l'ultima saranno da 4 perché è l'aumento quindi procediamo con il secondo giro il secondo giro sarà a ventagli quindi carichiamo una 2, 3 catenelle che è la prima maglia alta ma che noi non conteremo perché è l'aumento e all'interno del primo arco andiamo a fare 5 maglie alte 1 2 3 4 5 nel prossimo archetto andiamo a fare una maglia bassa per fermare il nostro ventaglio, di nuovo carichiamo. E nel prossimo archetto andiamo a fare 5 maglie alte. Quindi un altro ventaglio, Scusate, mi è sfuggita una. 2, 3, 4 e 5 e poi ovviamente la maglia d'aumento scusate mi si è incastrato il filo quindi carichiamo facciamo l'ultima maglia alta nella terza catenella Inizio giro precedente, quindi alla fine risulteranno 6 maglie alte. Questo è il nostro secondo giro. Come potete vedere, abbiamo il nostro giro di archetti. Partiamo con il terzo giro. Il terzo giro. Il terzo, il quarto e il quinto saranno di archetti, però il primo ovviamente viene agganciato sopra ai nostri ventagli. Quindi facciamo 7 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle che saranno le prime tre, la maglia alta e le 4 catenelle restanti saranno le prime 4 eh, il primo archetto che deve essere di 4 perché c'è l'aumento. Allora saltiamo, noi andremo sempre a lavorare gli archetti quindi a fermare gli archetti nella quarta, nella seconda scusate e nella quarta maglia del nostro ventaglio. Ovviamente essendo il primo abbiamo una maglia in più che noi non contiamo quindi saltiamo questa ed entriamo nella Terza, quindi saltiamo la prima dove escono le catenelle, saltiamo la seconda, entriamo nella terza e ci fermiamo con una maglia bassa. Facciamo 3 catenelle, saltiamo una maglia e nella quarta del ventaglio andiamo a fermarci con una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle e siccome vedete qua al centro c'eravamo fermati con una maglia bassa adesso dobbiamo andare a creare un punto V quindi carichiamo entriamo nella maglia bassa sottostante tra i due ventagli e creiamo un punto V con una maglia alta 3 catenelle e di nuovo una maglia alta sempre nella stessa maglia bassa sottostante di nuovo 3 catenelle che è il nostro nuovo archetto saltiamo la prima maglia entriamo nella seconda del ventaglio e ci fermiamo con una maglia bassa 3 catenelle saltiamo una maglia e quindi ci fermiamo nella quarta del ventaglio 4 catenelle perché è l'ultima quindi c'è l'aumento carichiamo e nella terza catenella di inizio quindi saltiamo questa maglia e andiamo in quella dell'aumento sottostante e facciamo una maglia alta in questo modo vedete abbiamo 1 2 3 archetti da questo lato il punto v e tre archetti da quest'altro lato del punto v partiamo quindi con il giro successivo che è il numero 4 Sarà sempre composto da 4 giri questo disegno perché il primo non lo conteremo più ovviamente. Quindi andiamo a fare sempre 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle, voltiamo il lavoro e nel primo archetto ci agganciamo con una maglia bassa. 3 catenelle, prossimo archetto, maglia bassa. 3 catenelle, prossimo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, a questo punto siamo nell'angolo che è creato dal punto V e come vi ho detto alterneremo sempre un angolo con punto V e un angolo con maglia bassa, quindi andiamo a agganciarci all'interno del punto V con una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle. Prossimo archetto, maglia bassa, 3 catenelle. Prossimo archetto, maglia bassa. Attenzione all'ultimo. Allora, 3 catenelle. Maglia bassa nell'archetto che come vedete è più grande degli altri. Dopodiché facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3. E 4 catenelle, carichiamo e nella terza catenella di inizio di giro precedente, quindi sulla maglia alta sottostante, andiamo a fare una maglia alta. Ora, se noi appoggiamo sul tavolo e contiamo, ci torna il numero degli archetti perché sono 1, 2, 3, 4 al di qua della maglia bassa, oltre la maglia bassa sono di nuovo 1, 2, 3. Quindi iniziamo l'ultimo giro della nostra ripetizione che è identico a quello <coughs> appena fatto, se non che sulla maglia bassa centrale verrà riprodotto il punto V. Quindi di nuovo 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Voltiamo il lavoro nel primo archetto, ci fermiamo con una maglia bassa di nuovo 1 2 3 catenelle prossimo archetto maglia bassa 3 catenelle prossimo archetto maglia bassa 3 catenelle prossimo archetto maglia bassa 3 catenelle e avendo la maglia bassa Nell'angolo carichiamo e proprio su quella maglia bassa andiamo a fare un punto V separato da 3 catenelle. Quindi in questo modo, ecco qua quello che otterremo. Ora non dobbiamo fare altro che proseguire dall'altro lato. Quindi di nuovo 3 catenelle, archetto maglia bassa. 3 catenelle archetto maglia bassa 3 catenelle archetto maglia bassa, siamo attenti sempre all'ultimo 3 catenelle, nell'ultimo archetto maglia bassa, poi ne facciamo altre 4, carichiamo e sulla terza. Catenella di inizio giro precedente, ci fermiamo con una maglia alta. Quello è il nostro aumento laterale. Se noi andiamo a contare, contate sempre se non siete sicuri: abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 archetti alla destra del punto V e 1 2 3 4 5 archetti alla sinistra del punto V. Quindi ora andiamo a ripetere semplicemente il giro di ventagli in questo modo. Ve lo faccio rivedere perché eh, poi ovviamente abbiamo eh, sempre gli stessi giri, però ve lo faccio vedere ovviamente sugli archi. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sarà la prima maglia alta nonché l'aumento. Ora andiamo nel primo archetto da 4 catenelle e facciamo 5 maglie alte all'interno di quell'archetto e quindi è il nostro primo ventaglio 2 3 4 e 5 prossimo archetto ci fermiamo con una maglia bassa Nell'archetto successivo di nuovo un altro ventaglio da 5 catenelle, una, due, scusate il filo, tre, quattro e cinque ci fermiamo nel prossimo archetto con la maglia bassa ed ora di nuovo un altro ventaglio nel prossimo archetto. Quindi 1 2 3 4 5 Siccome abbiamo il punto V nell'angolo, ci fermiamo con la maglia bassa. Procediamo specularmente dall'altro lato, quindi prossimo archetto, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo maglia bassa nel prossimo archetto di nuovo un altro ventaglio in quello successivo 1 2 3 4 e 5 nel penultimo arco ci fermiamo con la maglia bassa nell'ultimo andiamo a fare 5 maglie alte quindi un ventaglio intero 1 2 3 4 5 e ovviamente l'aumento quindi carichiamo e sulla terza maglia stringiamo bene sulla terza maglia sulla terza catenella, scusate, del giro precedente andiamo a fare la sesta maglia. Quindi questa è la ripetizione che noi dobbiamo avere per tutto il nostro. Ecco qua, quindi l'ultima è l'aumento. Scusate, si era interrotta la registrazione. E l'aumento. Ora vi faccio rivedere un'altra volta tutta la ripetizione. Ovviamente facendovi vedere i punti salienti. Quindi 7 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perché dobbiamo andare a fare i 3 giri di archetti di nuovo. Quindi saltiamo la primissima, saltiamo la seconda, entriamo nella terza con una maglia bassa e questo lo faremo solo per la prima e per l'ultima maglia. Mi raccomando, ne saltiamo una. Facciamo 3 catenelle e quindi nella quarta dell'archetto, quindi saltiamo una, entriamo nella quarta e ci fermiamo con la maglia bassa. 3 catenelle, di nuovo nella seconda del prossimo ventaglio, maglia bassa 3 catenelle, nella quarta, quindi ne saltiamo una nella quarta del ventaglio maglia bassa 3 catenelle saltiamo nella seconda del ventaglio successivo maglia bassa 3 catenelle nella quarta del ventaglio maglia bassa 3 catenelle carichiamo perché ovviamente al centro abbiamo la maglia bassa e non il punto V e quindi dobbiamo creare il punto V sulla maglia bassa quindi entriamo Facciamo maglia alta 3 catenelle di separazione, e di nuovo nella stessa maglia bassa, una maglia alta. Quindi abbiamo ricreato al centro il punto V, di nuovo 3 catenelle nella seconda maglia del ventaglio, andiamo a fare la maglia bassa e così via, sempre nella seconda e nella terza, facendo. Mm, archetti da 3 catenelle quindi 1 2 3 nella seconda maglia bassa 1 2 3 nella quarta maglia bassa attenti all'ultimo ventaglio quindi 3 entriamo nella seconda 1 2 3 Entriamo nella quarta, dopodiché c'è l'aumento, quindi 1, 2, 3, 4, carichiamo e sulla terza catenella di inizio giro precedente andiamo a fare scusate la maglia alta, questo è il nostro aumento. Quindi andiamo a ripetere i prossimi due giri nello stesso modo ovviamente non puntandoci più sui ventagli ma puntandoci sugli archetti dopodiché io farò di nuovo un giro di ventagli perché voglio farvi vedere poi il giro di rifinitura perché ripeto tutto il nostro eh, copricostume eh, tutto il nostro pareo verrà lavorato su questi quattro giri quindi il giro di ventagli tre giri di archetti un giro di ventagli tre giri di archetti quindi sarà tutto lavorato così ora io faccio altri due giri di, di um, archetti un giro di ventagli dopodiché vi faccio vedere la rifinitura arrivati a questo punto quindi vedete che io sono sul giro di archetti e vi dico che secondo me potreste anche finire così perché è molto bello e vi lo faccio vedere sull'originale vedete eh, con fondo bianco si vede anche bene non è ancora bloccato scusate anche al contrario non è ancora bloccato quindi ancora il disegno rimane un po piccolo però vedete che ehm, anche così è molto bello quindi Uh, rimane molto rifinito perché, ovviamente, finiamo con il giro di archetti. Ma, ma uh, ovviamente, la, uh, lo schema che non è né mio né della Pucci, ma è uno schema liberissimo su uh, internet. Quindi l'abbiamo trovato online. L'abbiamo dovuto un po' interpretare perché veramente era uh, fatto malissimo. Quindi si vedeva malissimo, si contavano male le catenelle, era un po' una. insomma, fatto male, diciamo, stampato male più che altro. Eh, C'era il giro di rifinitura, e io ovviamente ve lo faccio vedere perché voi possiate decidere se finire così oppure con il reale giro di rifinitura. Quindi il reale giro di rifinitura è in questo modo. Quindi partiamo con 3 catenelle. Una di separazione, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante separata da una catenella, quindi la prossima di nuovo maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. catenella. L'ultima maglia alta del ventaglio la andremo a lavorare in questo modo, quindi abbiamo fatto la catenella, facciamo la maglia alta, ma non la chiudiamo interamente, la lasciamo a metà. Carichiamo, saltiamo sulla prima maglia del prossimo ventaglio, la chiudiamo a metà, dopodiché carichiamo e chiudiamo tutto insieme, quindi vedete, si creerà una diminuzione, catenella, prossima maglia quindi ne andiamo a lavorare 3 con la catenella, una, la seconda catenella, la terza catenella e siamo sull'ultima di questo ventaglio quindi la lavoriamo a metà. Carichiamo, andiamo sulla prima del prossimo ventaglio. La chiudiamo a metà. Dopodiché chiudiamo tutti insieme. Catenella, di nuovo lavoriamo. Maglia alta. Catenella. Maglia alta. Catenella. Maglia alta. Catenella. Siamo sull'ultima, quindi maglia alta chiusa a metà. Carichiamo, andiamo sulla prima del prossimo ventaglio, la chiudiamo a metà e poi tutto insieme. Catenella e ricominciamo. Quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Siamo sull'ultima maglia alta chiusa a metà. Carichiamo prima del la, la prima del prossimo ventaglio, chiudiamo a metà, chiudiamo tutti insieme. Catenella. Ora siamo sull'angolo. Le lavoriamo tutte separate da catenella, compresa la maglia bassa al centro. Quindi abbiamo fatto la catenella. Maglia alta Catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, sulla maglia bassa facciamo la maglia alta, la catenella, e procediamo ovviamente così fino all'ultima del prossimo ventaglio quindi nuovo le lavoriamo tutte seguite dalla catenella facciamo la catenella siamo arrivati all'ultima del ventaglio quindi la quinta ci entriamo chiudiamo a metà la maglia alta carichiamo entriamo nella prima del prossimo ventaglio la chiudiamo a metà chiudiamo tutto insieme catenella e proseguiamo quindi così fino alla fine di questo giro scontornato l'intero scialle a maglie basse vedete come è tutto molto più definito andiamo a fare le maglie basse anche sul lato lungo sul lato lungo è un po' a libera interpretazione allora innanzitutto io faccio una catenella per fare l'angolo altrimenti poi mi tira e vado a fare a seconda della mia mano un tot di catenelle che saranno quelle che mi permetteranno né di far sfarfallare il lavoro né di farlo tirare. Quindi io vedo per esempio che qua sono già arrivata, passo alla prossima maglia facendo altre due eh, maglie basse. Nella prossima invece. Vedete, tenete sott'occhio il lavoro: è dritto, ne posso fare due. Nella prossima sicuramente ne farò tre perché è una di quelle un po' più lunghe. Quindi ne vado a fare tre. Insomma, aggiusto in modo che il lavoro non tiri. E rimanga bello dritto quindi a seconda della vostra mano e di quanto eh, tirate eh, vi consiglio di fare le catene le maglie basse infatti qua ne faccio di nuovo 3 mentre su questa eh, maglia alta ne faccio solo due qui ne faccio di nuovo 3. in pratica dove noi avevamo l'aumento con le quattro catenelle ne vado a fare tre dove eh, invece c'era la maglia alta ne vado a fare due, ma non è una scienza esatta. Lo guardo mentre lo sto facendo per vedere se tiro o sfarfalla. Vado a aggiustare in questo modo perché se io vi dicessi fatene due oppure fatene tre non sarebbe neanche corretto perché a seconda della vostra mano e di come tirate potrebbe essere che vi viene troppo stretto. E quindi si arriccia il lavoro oppure è troppo largo e sfarfalla. Quindi vedete che io entro e intanto guardo cosa sto facendo e come sta venendo il mio lavoro: il mio lavoro vedete che è bello dritto, pur non avendo delle maglie regolari, quindi non facendone sempre due o sempre tre ma controllando insomma a seconda della mia mano eh, come viene il lavoro quindi io per esempio qua ne faccio 3 qui dentro ne farò 2, intanto nascondo la codina iniziale qua ne farò 3 perché vedo che il punto è leggermente più lungo qui ne farò 3 perché vedo che il punto è leggermente più lungo però ripeto, non è una scienza esatta, le rifiniture non sono mai una scienza esatta perché dipende dalla mano, altrimenti rischiate che vi tiri o vi arricci, quindi o arriccia in questo senso oppure sfarfalla e diventa bruttissimo. Quindi cosa facciamo? A seconda della nostra mano entriamo nelle varie ma lateralmente alle, mh, sulle varie maglie e andiamo a fare i nostri punti bassi questo ovviamente fino alla fine ormai ci sono arrivata e quindi ve lo faccio vedere fino alla fine eccoci qua ne faccio tre anche in questa che è molto lunga ne faccio tre anche in questa che è molto lunga ne faccio tre a seconda dei passaggi che vedete qui Ne faccio solo due, qua ne farò solo due perché sono su lateralmente le maglie alte, dopodiché faccio la catenella e vado a chiudere con una maglia bassissima. Ovviamente io faccio sempre la catenella di sicurezza, taglio il filo in questo modo ed ora andrò poi con l'ago a nascondere il mio lavoro ora poi quando ci sarà il bloccaggio ovviamente risulterà tutto più dritto e più tirato però vedete è tutto completamente rifinito il vostro eh, pareo dovrà venire così ripeto a meno che voi vi faccio vedere il mio originale e l'ho beccato dal dritto questa volta non vogliate lasciarlo finito con uh, i ventaglietti e fare soltanto questa parte quindi la parte lunga a maglie basse è a vostra discrezione voi sapete che tutti i miei progetti e della pucci sono a libera interpretazione quindi non, uh, non avete obblighi in uh, nessun modo eh, sia io che la Pucci appenderemo poi sugli angoli dei ninnoli per rendere la cosa molto più eh, sbarazzina. Come avrete visto dalle immagini di presentazione la pucci ha appeso delle bellissime eh, perline che scendono dal appunto eh, dalle punte della, del nostro pareo o bactus o scialle questo è adatto ad essere veramente qualsiasi cosa io vi consiglio veramente i filati che abbiamo usato noi quindi in questo caso il soufflé guardate com'è Morbido e leggerissimo e sono 900 metri. Mentre la Pucci ha usato una cake cotton fine di eh, Ice, sempre presa da Merceria Italia Artisan. Che come sapete, le ha anche al dettaglio: quindi una è più che sufficiente. Sia di questa che dell'altra, eh, la Pucci ha lavorato con un uncinetto numero 4, io ho lavorato con un uncinetto numero 3. Le mie misure ve le metterò in descrizione in seguito, quindi quando l'avrò finito, mentre in descrizione troverete i link ai filati, i link alla merceria. Saluto la mia amica Francesca, ringrazio Pucci. E vi lascerò tutti i link in descrizione, sia del mio filato, sia di quello della Pucci, sia della Merceria Italia Artisan. Eh, ripeto, questo schema è uno schema trovato online, quindi non è di nostra invenzione. Eh, L'abbiamo solo scelto perché ci piaceva moltissimo. Ovviamente il mio non è ancora bloccato, quindi non vedete bene ancora eh, il disegno. Una volta bloccato sarà uno spettacolo. Se volete eh, nel mio canale trovate anche il tutorial per il bloccaggio eh, degli scialli. Eh, o dei Bactus che, che si voglia dire. Io vi saluto, vi do appuntamento sul mio gruppo Facebook, Creando e Chiacchierando con Luci. Un bacione alla Pucci, che ringrazio sempre per il suo aiuto. Eh, un grazie per i filati alla eh, mia amica Francesca eh, Merceria Ital Italia Artisan. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Un grande bacio. Ciao ciao da Luci, al prossimo video tutorial. A presto!